Benvenuti, oggi vi parlo del maestro Francesco Garofalo. Francesco Garofalo nasce a Napoli il 2 marzo del 1972. Laureato in storia e critica dell'arte, è un artista di livello mondiale specializzato nella tecnica aerografa. È critico d'arte, professore ordinario nonché preside della Facoltà di Scienze dei Beni Culturali, SFOA, libera e privata, Unitelematica di diritto elvetico. Scrittore edito da Armando Curcio Editore ed iscritto all'albo professionale dei giornalisti della Regione Lombardia. Quando ci si trova davanti ad un artista così completo e complesso, e per di più con un'antologia delle opere create, ci sono di fronte all'osservatore attento due strade divergenti. La prima porterebbe ad analizzare i quadri realizzati secondo una scansione temporale, mentre la seconda privilegerebbe invece la dimensione tematica. Garofalo è un artista ormai maturo, con all'attivo anni di creatività inesauribile e con un consolidato percorso culturale che lo ha visto sin da giovane impegnato a rappresentare la realtà attraverso le lenti della sua sensibilità straordinaria e raffinata. Amante dell'arte che ripercorre le principali correnti artistiche, dal neoclassicismo del Settecento alle avanguardie del Novecento, il maestro Garofalo si specializza nella riproduzione di opere di autore, ma nello stesso tempo realizza opere uniche, che in breve tempo lo hanno portato a risultati straordinari. Specializzato nell'arte figurativa ispirata al 1600 e al 1700, si è anche dedicato a ritratti su commissione. Tra questi spiccano il ritratto a Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, a Papa Francesco e al Papa Emerito Benedetto XVI, ma anche alle attrici Marisa Laurito, al regista Pupi Avati, a Silvio Berlusconi e a Barack Obama, ex Presidente degli Stati Uniti, al calciatore Francesco Totti, a Giuseppe Mourinho, allenatore della Roma, ai conduttori televisivi Davide Mengacci, Paolo Ruffini, al cantante Eros Ramazzotti, a Francesco Facchinetti, Joe Squillo, Michel Hunziker, Federica Panicucci, al DJ Mario Fargetta e ancora tantissimi personaggi. Durante il suo percorso artistico ha partecipato a diversi premi d'arte contemporanea, tra cui la Biennale degli Stati Uniti, esponendo a New York, Miami, Los Angeles e Washington, al Premio Artista d'Italia e al Premio Artista d'Europa. Ha esposto alla Galleria Steiner di Vienna, alla Scuola Grande di San Teodoro di Venezia, al Consolato dell'Ecuador di Milano. Alcune delle sue opere sono esposte nei comuni italiani di Fano, Pizzighettone, Napoli, Roma e tanti altri. L'arte del maestro Garofalo è caratterizzata dalla sua capacità di esprimere la bellezza attraverso le sue opere. I suoi dipinti sono ricchi di colori vivaci e dettagli accurati, che catturano l'attenzione dello spettatore e lo trasportano in un mondo di armonia e serenità. Ma l'arte di Garofalo va oltre la semplice bellezza estetica. Le sue opere trasmettono un messaggio di pace per l'essere umano e tutti i popoli. Attraverso la sua pittura, Garofalo cerca di promuovere l'unità e la comprensione tra diverse culture e tradizioni. Inoltre, Garofalo utilizza simboli ed allegorie per trasmettere il suo messaggio di pace. Ad esempio, ha creato delle opere uniche chiamate Lasciate che la guerra resti un gioco, dove ha dipinto due bambini in divisa, uno russo ed uno ucraino. Lo scopo è quello di comunicare tramite queste opere che dietro una divisa c'è un soldato, ma che allo stesso tempo è un padre, un figlio, un fratello. Questi bambini in divisa, elementi simbolici, aggiungono un ulteriore livello di significato alle sue opere, invitando lo spettatore a riflettere sul valore della pace e dell'armonia. In conclusione, l'arte del maestro Garofalo è un'ode alla bellezza e alla pace. Le sue opere sono un invito a riflettere sulla nostra umanità comune e a lavorare insieme per costruire un mondo migliore, in cui la pace e l'armonia regnano sovrane.